contatti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. E riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. Buongiorno a tutti, ci troviamo presso l'associazione Vogherè in via Felice Cavallotti 16 perché domenica 10 settembre a partire dalle ore 16 presso il Giardino delle Idee che si trova proprio in via Felice Cavallotti il microfono sarà aperto a tutti i poeti vogheresi grazie all'evento Il Giardino dei Poeti. Di che cosa si tratta, professoressa Vicini? Dunque l'idea intanto non è nuova, cioè siamo alla seconda edizione del Giardino dei Poeti. Già l'anno scorso abbiamo avuto una fitta partecipazione di poeti locali, ma non solo locali, a un pomeriggio che è molto riuscito, devo dire, appunto nel nostro giardino. E quindi questa è una riproposta, proprio perché l'evento è piaciuto, ha coinvolto tante persone, è stata un'occasione di crescita culturale, artistica per molti poeti. Abbiamo deciso di riproporlo. Allora, l'idea di partenza viene dalla casa editrice e rivista appunto A Capo di Mauro Ferrari. Allora, Mauro Ferrari ha curato questo Fiore della poesia italiana, quindi un'antologia della poesia italiana dalle origini ai giorni nostri. Ecco, naturalmente noi ora dedicheremo l'attenzione questa domenica alla poesia contemporanea, alla poesia del Novecento. Quindi alcuni poeti, nostri amici già presenti l'anno scorso, fanno appunto parte di questo Fiore della poesia italiana. Mi riferisco ad Alessandra Paganardi, poetessa milanese che abbiamo avuto presente l'anno scorso, al nostro, diciamo, quasi vicino di casa, perché di Castelnuovo Scrivia, Gianfranco Isetta, che è amico e socio di Vogherè, così Angelo Lumelli di Monperone. Ecco, sono poeti di livello ormai assolutamente nazionale che fanno parte di questa antologia. A loro si affiancano altri poeti legati alla casa editrice e alla rivista, quindi molti di loro già presenti l'anno scorso. Altri sono poeti del territorio che già hanno presentato da noi loro raccolte poetiche e sono appunto, riteniamo proprio, siamo onorati di ritenere nostri amici. Mi riferisco a Claudio Bianchi, a Candido Meardi, a Giuseppe Porqueddu. Ecco, non posso citarli tutti perché sono 12 poeti di rilievo che hanno partecipato anche ad altri eventi importanti come Pensieri e Parole d'Oltre Po, eccetera, in tempo anche molto recente. Sono onorata di essere stata tra i giudici di questa gara. Ecco, poi a questo si è aggiunta l'idea di un'ora di microfono aperto, quindi la presentazione dell'antologia e la lettura dei poeti legati a questa casa editrice, a questa rivista, inizia alle 17, ma dalle 16 avremo un'ora di microfono aperto a cui tutti i poeti del territorio, poeti che ci conoscono, che sono nostri amici o che stanno per diventarlo, potranno presentare dei loro testi. Li hanno inviati prima, ne abbiamo già raccolti, ricevuti con piacere molti e siamo ancora disponibili naturalmente ad accogliere altre persone, altre figure. E alcuni di loro leggeranno personalmente i loro testi, altri si avvarranno di una lettrice che personalmente ritengo molto valida, ma credo anche voi, visto che ha partecipato ai vostri eventi, a Bulle Pup, eccetera. Sto parlando di Giuditta Manganoni, che sta diventando un'autorità nel campo dello spettacolo vogherese. Ecco, quindi colgo anche l'occasione per ringraziarla per la sua disponibilità. Ricordiamo anche l'indirizzo mail al quale è possibile inviare i propri testi per partecipare, che è info@vogherae.it. Esatto, quindi siamo ancora disponibili ad accogliere poesie. Purtroppo non potremo leggerne più di due per autore perché sono veramente molto numerosi. Ecco. Un'altra persona che devo assolutamente ringraziare è Cristina Pinetti, cantante jazz del gruppo Cristina Pinetti Quintet, che verrà appunto col suo gruppo a titolo assolutamente di amicizia ad allietare l'ultima parte della giornata, ad accompagnare quindi il rinfresco. Quindi io penso che sarà una giornata intensa e coinvolgente. Saremo tutti, credo, felici di conoscere nuovi artisti del nostro territorio. La prima parte della giornata di domenica avrà un padrino, diciamo pure d'eccezione, nella persona del poeta vogherese Angelo Vicini, che quindi presenterà e in qualche modo incoraggerà
i poeti esordienti. Rinnoviamo quindi l'invito a questi nuovi artisti ad inviare i propri testi a info@vogheraE.it e poi a tutto il pubblico domenica 10 settembre dalle ore 16 per il Giardino dei Poeti, a seguire dalle 17 la presentazione del Fiore della Poesia Italiana. Grazie mille. Grazie a voi. Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. E riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.